vita non possono partecipare. Possono ambire a partecipare se attraverso la loro attività economica possono determinare le condizioni per l'effettiva inclusione nel recinto dei diritti di cittadinanza. È proprio questa la ragione che determina in un certo momento storico la crisi dello Stato liberale. Di fronte alla realtà, vedete, la realtà è il valore che ha sempre un valore, il reale è sempre razionale, non possiamo pensare di imporre la nostra razionalità reale, come diceva Hegel, e aveva ragione. Il reale ha una sua razionalità e non si può pretendere di costruire razionalmente una idea di cittadinanza imponendola agli altri, dimenticando appunto l'altro da sé. La pressione sociale che le classi subalterne eserciteranno nell'Ottocento nei confronti del potere liberale costituito determinerà le condizioni appunto per il passaggio cruciale che si determinerà nel Novecento, nel primo Novecento, che metterà a repentaglio lo Stato liberale. Nascono i sindacati, le gilde, i trust, le grandi organizzazioni dei lavoratori, sulla base del manifesto del Partito Comunista, 1848, proletari di tutto il mondo, unitevi, grande motto per la lotta per la cittadinanza, e nasceranno i partiti popolari, cattolici, socialisti e poi comunisti, ed è evidente che le istituzioni dello Stato liberale o si aprono a questa forte pressione, questa forte domanda, come accadrà nella oculata isola inglese, oppure accadrà quello che è accaduto nell'Europa continentale, e cioè da un lato la fuga a destra, quindi l'avvento dei regimi totalitari, i fascismi in Italia, in Spagna, in Germania, che sono una risposta nazionalista, sciovinista di fronte alla minaccia proletaria, di fronte alla minaccia degli operai, dei sindacati e dei partiti popolari cattolici e socialisti, oppure accadrà quello che è accaduto nella Russia zarista, cioè la rivoluzione bolscevica, dove effettivamente i proletari riescono a fare la rivoluzione lottando per la cittadinanza e a conquistare il potere. E questo l'Europa continentale lo sconta, l'incapacità dello Stato liberale, uno Stato esclusivo, che quindi esclude, e che recinta se stesso e che è incapace di dialogare con l'altro, anzi non solo con l'altro da sé, con coloro che fanno parte di altri stati, ma addirittura con l'altro, con il proprio fratello, con la persona che vive nello stesso contesto, no? Ma che si vuole escludere perché non è un soggetto abbiente. Ecco, in Europa questa situazione, lo Stato liberale crolla proprio per la incapacità di antevedere l'esigenza di una riforma costituzionale, si direbbe, che sia in grado di dare risposta alle tendenze eversive di sinistra e alle tendenze eversive di destra. Quando ovviamente la storia ci ha dimostrato che c'è voluta appunto una crisi terribile economica e una crisi militare, la guerra, la seconda guerra mondiale, che ci ha portato tutti in rovina, vinti e vincitori, soltanto dopo la seconda guerra mondiale appunto abbiamo ripensato le nostre istituzioni, ripensato i diritti di cittadinanza, ripensato lo stesso concetto di cittadinanza. Nello Stato costituzionale che nasce nel secondo dopoguerra in Europa, in altri contesti è nato prima, ripeto, il Regno Unito questa esperienza l'ha vissuta meno drammaticamente, così come negli Stati Uniti questa realtà si è affermata meno drammaticamente. Negli stessi anni in cui noi facevamo i fascismi negli Stati Uniti, Roosevelt fa una rivoluzione sociale che allarga le strutture dello Stato liberale americano anche appunto alle masse fino allora escluse. Comunque noi, dopo il secondo dopoguerra, la Costituzione italiana del 48, quella tedesca, il Grundgesetz del 1949, gli spagnoli si daranno una Costituzione liberal-democratica nel 78, dopo la cacciata, la vittoria sul franchismo, il Portogallo nel 76, ecco, per farvi, la Francia già nel 46, ma poi soprattutto con il 58 e ancora più recentemente. Insomma, le Costituzioni dei paesi portanti di quella che poi sarà l'Europa unita, o in corso di unificazione, si danno costituzioni in cui cambia il volto della cittadinanza e dei diritti fondamentali. In che senso?
Beh, nel senso che appunto si prende atto che la comunità politica non può essere egemonizzata da parte di qualcuno, di una classe, ma è appunto un luogo pluralistico di interessi in conflitto, diversi, potenzialmente in conflitto, anzi perennemente in conflitto, che occorre governare. In che modo? Riconoscendo a tutti i diritti di cittadinanza, i diritti di partecipazione politica, i diritti di libertà e quindi di autodeterminazione, di autonomia del soggetto, e soprattutto riconoscendo diritti anche laddove diritti materialmente non esistono, perché le condizioni sociali, le condizioni economiche portano all'esclusione sociale, all'esclusione economica e quindi all'esclusione politica. E allora il grande discorso intorno ai diritti cosiddetti di terza generazione, cioè i diritti di prestazione sociale, il diritto al lavoro, il diritto alla previdenza sociale, il diritto all'assistenza sociale, il diritto alla salute, non più semplicemente come diritto a scegliersi le cure. Chi può scegliersi le cure? Soltanto chi ha delle risorse economiche per poterlo fare, ma il diritto alla salute come diritto universale che può essere garantito attraverso i sistemi di protezione sociale che consentono l'accesso anche gratuito, addirittura gratuito, così dice la nostra Costituzione, addirittura limitandolo in questo senso in modo ristretto soltanto a coloro che non sono abbienti, non a tutti, la concezione della Costituzione sul diritto alla salute non è universalistica, ma è selettiva, l'accesso appunto ai servizi sanitari e assistenziali. Ecco, si parla nello Stato costituzionale di una cittadinanza inclusiva, tutta l'opposto dello Stato liberale, dove invece è esclusiva, restrittiva, no? Chiusa e limitata. Perché inclusiva? Perché non si è cittadini soltanto in quanto appartenenti ad un certo gruppo o in quanto detentori di certe risorse economiche, si è cittadini in quanto persone, o meglio, attenzione, questo è un equivoco che occorre subito sgombrare, in quanto persone che vogliono condividere un comune destino di vita. Siamo una comunità politica in cui ciascuno di noi ha la sua dignità, è portatore di una sua tavola di valori, e la Costituzione deve riconoscere a tutti questa dignità, questa tavola di valori, e deve fare in modo che questa pluralità dei punti di vista di cui ciascuno di noi è portatore possa essere garantita attraverso un processo democratico di pacifica convivenza. Ecco, la concittadinanza è questo: si prende atto della diversità, che è la regola, si vuole la diversità perché si assume la diversità come valore, ma attenzione, la diversità deve garantire prestazioni di unità, cioè deve garantire un processo di unificazione politica. Non può essere la diversità un fattore divisivo, un fattore di rottura del processo di unificazione politica. La diversità è un valore, il pluralismo delle idee è un valore, ma tutto questo deve pur sempre garantire l'esistenza di una comunità politica, e quindi costantemente nella vita quotidiana la possibilità di un processo di integrazione politica, volto all'unificazione politica. L'unità non è un dato presupposto, noi non siamo un popolo perché ci piace pensare che così siamo. Siamo un popolo perché costantemente, quotidianamente mettiamo in campo un'azione sociale e politica volta a renderci tutti parte del medesimo destino. Sembra che io voglia fare filosofia, ma fare filosofia oggi credo che sia molto importante, perché non si può pensare di parlare di cittadinanza e di diritti dimenticando che tutto questo è funzionale all'integrazione politica, al valore dell'unità politica. Allora, se questo è, attenzione, è evidente che il concetto di cittadinanza presenta due volti. Attenzione, presenta due volti. Non c'è dubbio che la cittadinanza esalti il momento individualistico, cioè ponga l'accento sull'individuo, sui suoi bisogni, sulle sue aspirazioni e sulle sue necessità,
no? Che bisogna in qualche modo proteggere, garantire, consentire che possano essere sviluppate. Ma il concetto di cittadinanza mette anche l'accento sul fatto che i bisogni, i diritti, le esigenze individuali devono poter coesistere con le esigenze, i bisogni e i diritti degli altri in una comunità politica. E questo significa che nel concetto di cittadinanza non c'è semplicemente il riconoscimento della esclusività, della identità di una persona. Quando si parla di diritti di cittadinanza, no, si tende a dire tutti abbiamo diritto di partecipare, di votare, di manifestare i nostri pensieri, di avere accesso alle cure gratuite, se possibile, in un sistema sanitario. Anche gli stranieri, certo, anche gli stranieri. Il nostro paese, a differenza di altri paesi, è particolarmente generoso, perché anche lo straniero irregolare ha diritto alle cure essenziali alla salute. Quindi noi non gli diamo un calcio sul sedere, lo ammettiamo nei nostri ospedali e gli diamo le cure. Poi ovviamente, in quanto irregolare, dovrà essere espulso. Però non neghiamo il diritto alla prestazione sanitaria anche allo straniero, cosa che non fanno tutti, anche in condizioni normali, non soltanto oggi. Anzi, direi che la stragrande maggioranza dei paesi dice no, attenzione, i diritti di prestazione sociale spettano ai contribuenti, ovviamente, ai lavoratori italiani e stranieri residenti che contribuiscono con le proprie risorse al mantenimento di uno stato sociale, come si dice. Quindi, vedete, i diritti normalmente di cittadinanza vengono riferiti alla persona, ma in realtà dentro il concetto di cittadinanza assume rilievo, ha sempre assunto rilievo, in modo più evidente nello Stato liberale, ma ugualmente anche in uno Stato pluralistico, democratico, il concetto politico. Cioè l'idea che essere cittadino non significa soltanto essere titolare di un catalogo di diritti in quanto persona, ma significa essere parte di una comunità politica e quindi ha un che di, se volete, esclusivo, di identificativo, che ci consente di dire che noi siamo gli italiani, che noi siamo italiani, che al di là degli Alpi ci sono i francesi, che oltre Manica ci sono gli inglesi e che al di là dell'oceano ci sono gli americani e che nel Medio Oriente ci sono i siriani, gli iraniani, i cinesi, eccetera, eccetera. Cioè il concetto di cittadinanza presenta, se volete, questo volto ambiguo. Da un lato guarda all'individuo come persona e quindi ne universalizza le aspirazioni e i bisogni, per cui tutti abbiamo diritto ai diritti di cittadinanza, no? Direbbe Rodotà. Lui enfatizza questo discorso quando parla del diritto ad avere dei diritti. Ma Rodotà dimentica o fa finta di dimenticare che dentro il concetto di cittadinanza c'è anche un elemento identificativo di una comunità politica. Ci identifica non soltanto come persone, ma anche come cittadini che fanno parte di uno Stato, che fanno parte di una comunità, che vogliono continuare a far parte di quello Stato e che da quello Stato pretendono determinate prestazioni, perché appunto si identificano nel progetto di vita che sta dentro quella Costituzione di quel determinato Stato. Il terzo passaggio di questo mio ragionamento non può che non essere evidentemente l'idea che questa aspirazione, no, di universalizzante, questo desiderio di allargare le frontiere dei diritti di cittadinanza oltre gli stati, inevitabilmente implica, la prospettiva, Kant avrebbe detto per la pace perpetua, cioè la prospettiva che tutti possano godere del nostro livello di cittadinanza, dei nostri diritti di cittadinanza. Questo ha portato nel contesto europeo al grande progetto per la Costituzione europea, cioè per l'integrazione europea. L'idea cioè che non ci accontentiamo più dei confini del nostro Stato, ma vogliamo appunto condividere insieme un destino di vita che vada al di là dei confini nazionali e che unifichi tutti i popoli europei. Non so, di questo non voglio parlare, se tutto questo è possibile sul piano globale, direi proprio di no. Quindi di questo non voglio parlare, ne lascio parlare a coloro che amano fare futurologia, una scienza che ancora non ha dignità nei corsi universitari, ma che magari domani ce l'avrà. Però, insomma, anche Kant non credo che avesse velleità
politico-costitutive nella costruzione della sua idea. Faceva appunto filosofia, ma filosofia seria, diciamo così, non quella che si fa oggi quando si dice no, costruiamo una cittadinanza globale. Insomma, gli attentati di ieri ci dicono che tutto questo non è possibile, non è possibile, perché ciascuno di noi vuole mantenere, ed è legittimo che così sia, vuole mantenersi stretti i propri diritti, le proprie concezioni della cittadinanza. I terroristi non hanno probabilmente un'idea di cittadinanza e di diritti, evidentemente, no? Appunto, ho detto che è la negazione il terrorismo dell'idea di cittadinanza, però certamente l'Islam nella sua stragrande maggioranza, il mondo cinese, il mondo indiano vogliono mantenere fede ai propri diritti, ai propri valori costitutivi, che non sono i nostri diritti. La nostra cultura non è la cultura cinese, non è la cultura indiana, non è la cultura del mondo arabo o del mondo islamico. Ce dobbiamo fare una ragione? Sì, direi proprio di sì. Semmai, proprio a partire da questo, dobbiamo vedere quale può essere il modo per poter vivere insieme in questo mondo così piccolo, diventato sempre più piccolo per i nostri bisogni e per le nostre esigenze. Ma guardiamo invece a qualcosa di più concreto, all'Europa. In Europa l'idea di cittadinanza costituzionale ha assunto un valore importante, perché il processo di integrazione europea parte dall'idea che in Europa esistono degli stati, dei popoli che hanno condiviso delle storie comuni e che possono riversare queste storie comuni in un ordinamento di valori, di diritti, di cittadinanza comune. La cittadinanza europea, che esiste da qualche anno nelle norme del diritto europeo, tuttavia è ancora un ibrido, come è ibrida la natura dell'Unione Europea, dell'Europa. Noi siamo europei, siamo cittadini europei, ma non perché esiste un popolo europeo o perché esistono gli Stati Uniti d'Europa, perché semplicemente siamo cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. La cittadinanza europea è una cittadinanza di secondo grado, ma che appunto riflette il processo ancora indeciso, incompiuto dell'integrazione europea. La crisi economico-finanziaria prima, l'immigrazione, poi il terrorismo. Che cosa dobbiamo fare per capire dove dovremmo andare? Che cosa dobbiamo aspettarci? Tutti questi tre fatti, crisi economica, processi immigratori, terrorismo, ci dicono che l'Europa purtroppo non esiste. No, non c'è l'Europa, nonostante l'Europa sia dentro la nostra vita per il 90% delle cose che facciamo. Tutto quello che noi facciamo è regolato da norme europee. No, noi in Italia continuiamo a discutere quanta autonomia politica abbiamo nel compiere questa o quella scelta, dimenticandoci tutti, anche quelli che lo sanno, lo dimenticano, fanno finta, che in realtà da tempo abbiamo delegato l'Europa a fare le scelte al posto degli Stati. Quindi quello che decidono i parlamenti, i consigli regionali e quant'altro, sono tutte scelte, sì, sono bandierine molto, molto, molto interessanti messe qua e là, ma che sono il precipitato di programmi politici, di progetti politici codecisi anche dall'Italia in sede europea, di cui noi siamo corresponsabili, anche se forse non ce ne rendiamo conto. Quindi c'è questa strana contraddizione, un'Europa che ha regolato e sta regolando tutta la nostra esistenza, gran parte della nostra esistenza, che però di fronte alle crisi, Carl Schmitt diceva, un noto intellettuale del Novecento, diceva: sovrano è colui che decide nello stato di eccezione, e ci aveva perfettamente ragione. E nelle crisi economica, immigrazione, quindi una crisi sociale, di fronte al terrorismo internazionale, l'Europa non è in grado di assumere nessuna decisione. Infatti la Francia decide di fare lo stato di emergenza, l'Italia dice non c'è bisogno, la Spagna non so che cosa sta facendo, il Regno Unito si organizza con i servizi segreti, eccetera, eccetera. L'immigrazione, quote a te, tu ne prendi 100, no, tu li prendi a pedate sul sedere, no, io faccio il muro, capite? Nella crisi economica la Grecia può falsificare i bilanci, l'Italia fa il pareggio di bilancio, la Francia cambia presidenza, Sarkozy voleva fare anche lui il pareggio di bilancio, Hollande ha detto no, non lo faccio, la Spagna fa il pareggio di bilancio ma poi lo tradisce nei fatti, la Catalogna dice chi se ne frega della Spagna, vado per i fatti miei. Voi capite in che contesto ci troviamo, no? Nella grande Europa che ha alle spalle una tradizione fortissima. Qui c'è da mettere in campo una lotta per la cittadinanza. Ecco,
In questo contesto europeo l'unica soluzione, non da oggi evidentemente, che noi abbiamo è quella di costruire gli Stati Uniti d'Europa. Non abbiamo alternative, altrimenti tanto vale tornare alle vecchie sovranità degli Stati. Ma veramente, siamo in mezzo ad un guado dove però l'acqua è sempre più profonda e noi stiamo affogando, non abbiamo alternative. Quindi o abbiamo uno scatto, e non so che cosa appunto stiamo aspettando per dare questo scatto, oppure non usciremo da questo gravissimo problema. E vengo all'ultimo punto. L'ultimo punto è il seguente. Noi oggi scontiamo un dato, il dato materiale è fondamentale. Le nostre società, appunto, per effetto della circolazione delle persone, per effetto dello sviluppo di internet, che è stata la vera rivoluzione del terzo millennio, per effetto quindi della globalizzazione, perché la globalizzazione è figlia dello sviluppo della rete delle reti di internet, noi possiamo fare oggi delle cose che erano inimmaginabili quando internet non c'era, e anche il terrorismo si avvale di questo. Un terrorismo internazionale così pericoloso dipende dalla globalizzazione dell'economia, del mercato e della rete grazie ad internet. Che dalla Siria appunto possano decidere quale attentato fare, appunto ce lo dimostra in maniera eclatante. Non basta mandare i militari in mezzo alle piazze per darci sicurezza, almeno questo è quello che penso io modestamente. Non ci siamo resi conto che per effetto della circolazione intensa, dei processi migratori sempre più intensi, delle gravi crisi internazionali che sono sempre più intense, perché le idee attraverso internet circolano, i modelli esistenziali si confrontano e quindi esplodono i conflitti sociali, per effetto di internet, per effetto della globalizzazione del mercato, di un mercato sempre più invasivo nelle nostre esistenze, per l'effetto dell'incapacità degli stati di governare un mercato sempre più sfuggente, ecco, in questo contesto le nostre società sono società sempre più fluide. Cioè noi abbiamo delle costituzioni che fanno riferimento a dei valori che si riferiscono a tradizioni, appunto, a determinati patrimoni, che sono i patrimoni del nostro mondo, della nostra parte. Tutte le nostre costituzioni nel contesto europeo fanno riferimento alle tradizioni civili borghesi, quelle di cui parlavamo, la tradizione ebraico-cristiana, giudaico-cristiana, come si diceva, no? Come si cercava di scrivere nella Costituzione europea. Ma in realtà, se noi ci guardiamo in faccia, usciamo per strada, ci rendiamo conto che la società che noi viviamo è una società multiculturale, è una società pluralistica, non più come una volta, dove tutti si riconoscevano nei medesimi valori. Le lotte operai erano per ottenere gli stessi diritti dei borghesi, non per rivendicare dei diritti esclusivi, propri, di una propria identità alternativa a quella dei borghesi. E qui invece, appunto, il musulmano dice: io voglio essere poligamico, considero la donna una schiava e considero inutile il monopolio della forza in capo allo Stato, perché la regola è quella del taglione, occhio per occhio, dente per dente. E chi se ne importa che voi avete costruito un sistema penale, dei tribunali, chi se ne importa della parità uomo-donna, chi se ne importa del fatto che il matrimonio è un matrimonio tra due persone, e chi se ne importa degli omosessuali, capito? E allora è con questo che dobbiamo fare i conti, con questo che noi dobbiamo misurarci. E quindi qui notiamo un problema, una cesura, una contraddizione tra costituzioni che enunciano un patrimonio che fa riferimento a delle tradizioni che fanno parte della nostra storia, che non corrispondono più alle società che con quella Costituzione noi pretendiamo ancora di poter governare. E questo è il problema, perché le società sono profondamente divise, sono sempre più divise. Ci sono dei conflitti che questi strumenti giuridici, che questa cultura occidentale, che questo linguaggio dei diritti e della cittadinanza non sono più in grado di affrontare. E quindi i cortocircuiti. E qui mi avvio alla conclusione. Il cortocircuito appunto nelle situazioni di crisi, perché vedete oggi il tema della cittadinanza, dico, diventa cruciale sempre di più, perché si capisce proprio oggi di fronte al terrorismo internazionale che cosa significhi cittadinanza, e cioè come siano indispensabili per questo concetto entrambi i volti
Da un lato la cittadinanza che guarda la persona e che quindi pretende il riconoscimento di diritti universali, ma dall'altro lato al fatto che la cittadinanza identifica una comunità, che nell'identificare una comunità la distingue da tutte le altre. E allora che valore ha questo concetto di cittadinanza di fronte alla domanda di sicurezza? Perché il tema oggi è questo: cittadinanza uguale sicurezza. E quindi il volto identitario, identificativo, che tende a superare il volto inclusivo, il volto universalizzante della cittadinanza. Nelle situazioni di crisi, di fronte al terrorismo internazionale, la domanda di sicurezza nazionale, di sicurezza degli stati, è una domanda impellente. Ora mi riferisco a una esperienza storica. Gli Stati Uniti, dopo l'11 settembre, cos'è l'11? Mi ricordo, l'11 settembre del 2001, hanno fortemente risposto alla domanda di sicurezza che gli americani sentivano dopo questo fatto così straordinario. Ancora, insomma, siamo scioccati a ripensarci. E che cosa hanno fatto? Hanno sospeso per i presunti terroristi l'habeas corpus. Cioè hanno letteralmente sospeso per un decennio i diritti fondamentali della persona soltanto di fronte al mero sospetto che la persona fermata fosse un sospetto o comunque fiancheggiatore di azioni terroristiche. Guantanamo è il simbolo di un luogo sotto la giurisdizione statunitense, dove però non si applica la Costituzione statunitense e dove i giudici, i militari, le persone americane possono fare qualunque cosa nei confronti dei prigionieri. Ecco, però un punto è importante. Se noi guardiamo all'evoluzione che c'è stata nella giurisprudenza della Corte Suprema con riferimento a Guantanamo, notiamo che dal 2001 fino al 2010 sostanzialmente, quindi fino agli ultimi anni, la Corte Suprema ha mutato atteggiamento nei confronti della legislazione che diversi presidenti degli Stati Uniti avevano adottato proprio per ragioni di sicurezza nazionale. In che senso? Nel senso che mentre all'inizio la Corte Suprema diceva beh, ci sono ragioni di sicurezza nazionale che giustificano la sospensione dei diritti fondamentali, dei diritti di cittadinanza, il popolo americano ha paura e di fronte alla paura fa bene il governo a rispondere in questi modi, in questi termini, quando, diciamo così, la morsa della paura si è allentata, l'esigenza securitaria si è in qualche modo attenuata, la Corte Suprema ha preso coraggio e ha, con le parole della Costituzione, rivendicato la Costituzione contro le misure di sicurezza del governo, dichiarandole illegittime, arrivando a dire che anche a Guantanamo, una sentenza del 2009, va applicato l'habeas corpus, la dichiarazione dei diritti fondamentali, e quindi anche il sospetto di terrorismo internazionale deve essere trattato come una persona che ha i suoi diritti, il diritto ad avere un giudice, il diritto ad avere un difensore, il diritto ad non essere torturato, il diritto a essere trattato come qualunque altro cittadino sottoposto alla giustizia. Cosa voglio dire? Voglio dire che il tema della cittadinanza, specie nei momenti di crisi, specie di fronte alla domanda di sicurezza, non ci può dare una risposta unica e univoca. Perché la storia ci dimostra come la cittadinanza abbia cambiato di senso nel corso del tempo, ci dice quali possono essere le prospettive della cittadinanza in una società multiculturale, dove l'obiettivo è sempre quello di cercare di far coesistere i diversi punti di vista, ma ci dice che di fronte alla domanda di sicurezza possiamo anche essere disposti a rinunciare ad alcune libertà fondamentali, perché purtroppo la paura va in qualche modo soddisfatta, ma che questo però non deve, attenzione, essere la regola. Cioè non possiamo tollerare sospensioni sine die delle libertà fondamentali, non possiamo tollerare di rinunciare al nostro patrimonio di cittadinanza e di diritti di cittadinanza, neppure nei momenti più drammatici, neppure di fronte al terrorismo internazionale. Non siamo disposti a rinunciare a nulla di tutto quello che abbiamo conquistato. La lotta per la cittadinanza, anche di fronte alle esigenze di sicurezza, deve spingerci a pretendere la piena garanzia dei diritti di cittadinanza, essendo disposti appunto in qualche situazione a qualche piccola rinuncia.
Questo dobbiamo pretendere dai nostri governanti. La lotta per la cittadinanza, ripeto, è anche esigenza di garantire quello che noi riteniamo fondamentale. Grazie. Grazie davvero al professor Andrea Morrone, penso che ci abbia lanciato tanti spunti di riflessione che saranno ripresi poi nelle attività laboratoriali del primissimo pomeriggio. Ci hai dato un affresco straordinario delle stagioni della cittadinanza, una riflessione anche molto importante, come tu hai ricordato, non solo sul patrimonio ma sul concetto, la relazione, la convivenza tra l'io e il noi. Forse penso che oggi la maggiore crisi che noi stiamo attraversando, che difficilmente ragioniamo nel concetto del noi, ma in questo esasperato individualismo che comunque si sta ampliando sempre di più, ma prendere atto, come hai ricordato, della diversità come valore che deve garantire l'unità di una comunità politica. E passiamo ora ad una riflessione sull'utilità, se ha ancora senso oggi insegnare storia, sull'importanza ovviamente per noi oggi più che mai, ce l'ha ricordato anche il professor Andrea Morrone nella sua panoramica, nel suo excursus sulla storia della cittadinanza e su come questa è cambiata, sull'importanza appunto della storia oggi e del patrimonio oggi. Il titolo dell'intervento del professor Orlando Dondarini è Le radici per volare, un paradosso, un apparente paradosso. Cosa c'entrano le radici? Cosa c'entra qualcosa che ci porta alla fissità e qualcosa che ci porta invece al volo e al movimento? Ce lo spiegherà lui, dico anche in maniera abbastanza polemica rispetto anche a recenti convegni a cui abbiamo partecipato e rispetto anche ad alcuni colleghi che hanno detto basta invece alle radici. Quindi quanto importante invece, qui pongo appunto la domanda al professor Dondarini, riflettere sulle nostre radici, sulle nostre tradizioni e quindi sul nostro passato. Cedo pertanto la parola al professor Dondarini. Grazie. Proprio per introdurre e per capire qual è il nesso con cui noi introduciamo il discorso dell'insegnamento della storia nel contesto della trattazione del patrimonio, dell'educazione al patrimonio, partirei da una constatazione che non vuole essere un postulato, ma che è evidente. Il patrimonio, come si vedrà, è un insieme di eredità. E siccome gli eredi siamo noi, il patrimonio inteso come insieme di varie articolazioni e componenti è una cerniera, una saldatura evidente tra la storia e l'attualità. Anzi, la concezione stessa di patrimonio ci consente di sviluppare appunto non solo alcuni concetti, ma anche metodologie riguardanti l'apprendimento della storia. A questo proposito, nel breve spazio che ho a disposizione, cercherò di esaminare alcuni degli aspetti che ritengo fondamentali, che riteniamo fondamentali come scuola che appunto ha assunto questo ossimoro, le radici per volare, derivandolo da un detto, un motto di una tribù canadese di nativi che appunto diceva: un buon genitore ai propri figli deve procurare le radici e le ali. Il paradosso è abbastanza evidente: documentarsi, conoscere per poter essere creativi. Bene, partendo da questa constatazione, noi dobbiamo innanzitutto, proprio per avere anche delle avvertenze di carattere metodologico, esaminare alcune cose apparentemente elementari, alcuni concetti, compreso quello di storia, perché sul concetto di storia
permangono equivoci molto, molto forti che rischiano di compromettere anche non solo l'insegnamento, ma addirittura la ricerca. Noi sappiamo molto bene che con storia intendiamo almeno due cose. Intendiamo gli insieme di eventi che collochiamo nella storia, oppure intendiamo ciò che di quegli eventi noi leggiamo o vediamo riportato in documentari, resoconti, reportage. Allora, la prima domanda che è essenziale e che cerca in qualche modo di rimediare a un equivoco di fondo riguarda appunto la storia come contenitore cronologico. Quando comincia la storia? Purtroppo, io non ho paura a dirlo e lo affermo sempre più, se è possibile, anche in tutte le sedi, noi siamo per lo più vittime di una convenzione assurda. La storia non inizia sicuramente con la scrittura. Perché, fra l'altro, questo è uno di quei risultati di un eurocentrismo che continua evidentemente a caratterizzare le nostre concezioni. Potete concedere che, credo che siamo tutti d'accordo, che l'inizio della storia debba avere un valore universale, visto anche quello che abbiamo sentito dal professor Morrone? Io penso di sì. Ebbene, se può avere qualche significato l'invenzione della scrittura in Mesopotamia rispetto alle comunità che già abitavano altre parti del pianeta, oltreoceano e lontanissime da quei luoghi? Evidentemente no. Questa suddivisione assurda, ripeto, che restringe la storia e che ne fa un elemento costitutivo proprio del mondo eurasiatico e non del resto, è purtroppo frutto anche di un equivoco sull'altro aspetto che avevo appena toccato, che è quello del doppio concetto, concetti fra l'altro che si contraddicono fortemente, addirittura opposti l'uno all'altro, con cui viene percepita la parola storia. Allora, se la parola... è bene che ricordiamo che in questo non siamo soli, non siamo soli noi. Qui abbiamo il volto di Jacques Le Goff, che ascolteremo per un breve intervento, ma con noi ci sono, diciamo, gli storici che noi consideriamo più preparati e avveduti, coloro che a questa cosa hanno pensato e alle contraddizioni che essa contiene. Una delle contraddizioni, ad esempio, che se davvero la scrittura fosse l'elemento che introduce la storia, dovremmo constatare che ancora molti popoli, molte persone che non dispongono alla scrittura sono fuori dalla storia. Quindi l'assurdità si rileva evidentemente. Bene, voi sapete che purtroppo è scomparso l'anno scorso il nostro padre putativo, a cui ci ispiriamo moltissimo, che come sapete ha accettato di dare il suo nome a un premio che ogni anno viene conferito durante la Festa Internazionale della Storia. E Jacques Le Goff è uno dei rappresentanti di una scuola che oramai si avvicina ai 100 anni, perché spesso parliamo delle Annales come di una grande novità, in realtà sono nate negli anni 20, alla fine degli anni 20 in Francia, e cominciamo ad arrivare vicino al centenario. Però questa scuola ha introdotto alcuni concetti, intanto la longue durée come elemento fondamentale da curare all'interno della ricerca e della didattica della storia, e poi il concetto stesso che dicevo prima. Mark Bloch, il grande Mark Bloch, che come sapete, oltre a essere stato un grande studioso, è stato un martire della resistenza francese,
usava nel suo libro, che molti di noi conoscono, L'apologia della storia, una metafora estremamente efficace. Diceva: lo storico è come un orco fiuta carne umana. E così ci dava una definizione molto, se volete, apparentemente leggera su ciò che è effettivamente la storia. La storia è ciò che è accaduto, sono i grandi cambiamenti nel tempo, i piccoli anche cambiamenti nel tempo, dalla comparsa della specie umana fino a quell'attimo sfuggente che abbiamo di fronte, che è il presente. Dunque la presenza umana, e la presenza umana, noi sappiamo bene, è ben difficile da individuare, non c'è ovviamente nessuna data precisa, è frutto di un lunghissimo processo e, come sappiamo, l'antropologia sta facendo passi da gigante per capire quando una specie animale si possa definire così diversa dalle altre da essere detta umana. Ma siamo lontanissimi, veramente molto lontani da una individuazione anche di un periodo circoscritto in cui individuare, evidentemente, e anche in questo periodo di nascita, visto che è un periodo. Ma se dobbiamo ricorrere anche ad altre convenzioni, perché a questo punto è necessario, allora possiamo pensare, come sapete, all'Homo sapiens, e l'Homo sapiens viene così sommariamente fatto ascendere a circa 100-200 mila anni fa. Ebbene, proprio per ricordare che la storia che corrisponde alla presenza umana su questo pianeta è in fondo anche una piccolissima parte del passato, quindi non corrisponde a tutto il passato. Ebbene, pensare cos'è il passato. Il passato è evidentemente tutto ciò che è trascorso dall'evento che noi abbiamo più lontano nella storia naturale, cioè il famoso Big Bang. Poi cosa ci fosse prima è veramente un campo di indagine che entra anche in altre dimensioni. Ebbene, noi sappiamo che da quell'istante sono trascorsi 13,7 miliardi di anni, e parlare di miliardi di anni per noi che viviamo giorno per giorno evidentemente è una grande difficoltà. Di certo però possiamo fare una proporzione, cioè se mettiamo 100.000 anni di presenza dell'Homo sapiens, visto che l'Homo sapiens siamo noi, e quindi di presenza umana, in rapporto con 13,7 miliardi di anni, la proporzione è molto chiara, la si può fare anche semplicemente con così, riportandola su carta adesso, e ci dice che dell'intero passato la storia, cioè la presenza umana su questo pianeta, corrisponde agli ultimi 6 decimi di secondo se rapportati a 24 ore. 6 decimi di secondo. Eppure noi della storia non conosciamo quasi nulla. È un'altra constatazione molto evidente. Se è vero che sono 100.000 anni, per alcuni sono 50.000, per altri 35.000, ma ripeto, prendiamolo convenzionalmente. Poi è anche vero che tutte le ricerche antropologiche, mi parlava Beatrice delle novità di settembre, scavi fatti in Sudafrica che stanno evidenziando specie sconosciute che retrodatano la presenza di ominidi di molte, molte centinaia di migliaia d'anni, quindi probabilmente le ricerche ci porteranno ad altre datazioni, porteranno i nostri coloro che ci seguiranno ad altre datazioni. Però è chiaro che, ed è evidente che questa lunga vicenda fa sì che evidentemente questi 100.000 anni ci siano praticamente ignoti. E dicevo, l'esempio più chiaro
ci è dato dal fatto che su, diciamo, pur 100.000, se noi retrocediamo solo di 1.000 anni, ci troviamo in un'epoca che vogliamo chiamare come l'epoca dei secoli bui, non perché non ci fosse la luce, perché il sole sorgeva regolarmente, né perché ci fosse la luce, non ci fosse la luce artificiale, perché sappiamo che come tecnologicamente è un'acquisizione molto recente la luce artificiale degli ultimi 3 secoli, quindi bui perché non illuminati dalla luce delle fonti. E quindi basta andare indietro 1.000 anni che siamo davvero nella nebbia e nel buio, quindi conosciamo veramente pochissimo della storia dell'umanità. Ha un valore però questa conoscenza. Adesso cercheremo di dare delle risposte nel mio intervento, in quello successivo e nei laboratori ulteriori. Storia ignota dunque, che prevale nettamente e prevarrà sempre, questa è una constatazione evidente sulla storia nota. Ma ciò appunto non ci impedisce di capire che c'è anche un'altra grande differenza su cui non si medita, credo, abbastanza. Che un insieme di eventi è appunto un insieme di eventi, e che gli eventi hanno delle caratteristiche ben precise. Gli eventi hanno la caratteristica fondamentale della irreversibilità. Cioè, qualunque fatto, qualunque res gesta, come dicono i nostri colleghi, cioè cosa accaduta, cambia, anche se impercettibilmente, la realtà precedente. Può essere, non so, rovesciare questo bicchiere, o rompere una tazzina, oppure un terremoto, oppure una battaglia, oppure un trattato, certamente dopo le cose saranno diverse rispetto a prima. Dunque l'irreversibilità è il primo carattere che noi notiamo in qualsiasi evento. L'altro carattere che possiamo assolutamente attribuire ai cambiamenti del tempo è quello della irripetibilità. L'irripetibilità che è comprovata anche addirittura non solo dal fatto che se noi vogliamo ripetere qualcosa non ci viene mai come vorremmo, ma anche dal fatto che anche in vitro, nei laboratori, ci attestano che al di là delle macro reazioni o di ciò che ci si aspetta nel momento in cui si fa un esperimento, comunque nel dettaglio mai un evento viene ripetuto esattamente così come si è verificato prima. Dunque il carattere degli eventi è quello della irreversibilità, e questo perché noi abbiamo imparato a muoverci in tutte le dimensioni ma non nel tempo. La macchina del tempo è un bellissimo pretesto ludico, ma sappiamo bene che non riusciamo a tornare indietro di un micron, e ce ne accorgiamo quando ci succede qualcosa di spiacevole. Vorremmo tornare indietro di un istante, ma quell'istante prima, casomai era un istante sereno, c'è successo qualcosa di non gradevole, però ci rendiamo conto che a quel punto quello è successo e ce lo dobbiamo tenere. E appunto della irripetibilità. Dunque ogni evento ha il carattere della oggettività. La storia, definita come insieme di eventi, è dunque oggettiva. Non ha colorazioni, non ha andamenti, non ha anime interne, se non siamo noi ad attribuire questi aspetti, questi soggetti. Però nel momento stesso in cui io la osservo e la faccio mia, anche semplicemente attraverso un pensiero, ciò che è accaduto in maniera oggettiva diventa improvvisamente soggettivo. E a quel punto basta che io racconti ciò che ho visto e ciò che appunto era uguale assolutamente per tutti diventa diverso assolutamente per tutti.
Ecco una grande contraddizione che ci introduce fortemente nel tema dell'insegnamento, perché ciò che noi leggiamo nei libri non è la storia, ma ciò che della storia si è interpretato e scritto. Ciò che noi diciamo non è la storia, ma è ciò che appunto noi abbiamo tratto da ciò che abbiamo visto. Anche il testimone diretto in realtà riporta quello che lui, lei, ha visto. Dunque la storia che noi restituiamo non è degna di essere rispettata, restituita, presentata. No, dobbiamo partire da questo limite, che è un limite importante, ma che è anche un incentivo, uno stimolo a far sì che con la conoscenza tutti possano mettere in gioco la propria interpretazione. Per capire meglio quello che sto dicendo, noi conduciamo spesso degli esperimenti che sono di una tale banalità, però che hanno un valore enorme a livello esemplificativo. Lo facciamo sia nelle scuole materne che a livello universitario, e l'esperimento riesce sempre. Sono due in particolare, ma che ci fanno capire quanto siano importanti per ciò che ci inducono a pensare. Cerchiamo, se siamo in una classe insieme degli insegnanti, di fare accadere, d'accordo con l'insegnante, un evento che attragga l'attenzione degli studenti, che siano bambini o studenti universitari. In genere la cosa più facile che viene da inventare è far cadere una pila di libri, facendo pensare che l'insegnante, maestra o professore, abbia un momento così di non lucidità o addirittura di... vabbè. Naturalmente il gesto attira l'attenzione di tutti, a quel punto comincia il gioco, e fra l'altro può essere molto prolungato. Ci abbiamo fatto anche delle tesi di laurea sopra. Perché si entra in questa dimensione di passaggio tra l'oggettività e la soggettività. Cioè si chiede ai bambini, ai ragazzi, agli studenti di scrivere quello che hanno visto. Poi, naturalmente in gran segreto, poi si raccolgono le relazioni e ci si accorge tutti insieme che nessuno, dico nessuno, ha scritto la stessa cosa. Dunque l'evento è stato uguale per tutti, però ciò che se ne è descritto è stato diverso per tutti. Ed è bellissimo se ci pensiamo, perché questo ci attesta del fatto che siamo persone diverse, con una nostra personalità assolutamente irripetibile. Non possono esserci, se non a livello fisico, ma con qualche dubbio, sosia nel mondo, e soprattutto non ci possono clonare, perché siamo persone irripetibili. È bello pensarlo, anche perché in questi giochi i bambini guadagnano moltissimo in autostima, perché non c'è interpretazione che sia meno degna delle altre. C'è poi un secondo esperimento che conduciamo. Questo evidentemente ci dà questa dimensione di diversità tra evento e ciò che se ne narra, ma ce n'è un altro che, andando oltre a questa prima acquisizione, ci fa capire molte cose. Nelle aule, in genere, anche in quelle universitarie, ci sono più finestre. Allora chiediamo o a gruppi o a persone singole di andare alla finestra e guardare quello che c'è fuori, poi casomai con un quaderno d'appunti traguardare ciò che è in primo piano, a destra, a sinistra, in alto. A quel punto chiediamo di fare la stessa cosa all'altra finestra, e bambini o adulti si accorgono che ciò che avevano annotato prima è cambiato. Più a destra, più al centro, più in primo piano, più in secondo piano, eppure fuori non è cambiato nulla. Bene, capite che a questo punto, già con la soggettività che abbiamo visto nell'interpretazione personale, noi assumiamo anche una variante che in questo caso è evidente e collettiva, che è data dal punto di vista. Se io cambio il punto di vista, ciò che è fuori
che non è mutato cambia alla mia percezione. Guardate che credo che abbiate intuito quanto questo piccolo esperimento ci faccia capire dal punto di vista del rispetto, della tolleranza, delle visioni altrui, che sono visioni che derivano da punti di vista diversi. Credo che abbiate ben capito che utilizzando i termini così come vanno utilizzati, quando io parlo di storia propriamente detta, parlo appunto di storia quindi fatta di res geste e quindi oggettiva, quando parlo di ciò che della storia si riporta, parlo sì di una dimensione che è soggettiva, relativa e provvisoria, che è la storiografia. Questa distinzione tra storia e storiografia purtroppo è quasi sempre assente dalle preparazioni, e questo ci induce a far credere, e anche noi lo crediamo, che i nostri testi, che i documentari che vediamo siano assolutamente inoppugnabili e dicano la verità. E invece in storiografia non esiste verità. Chi vuole propinare una verità che sia valida per tutto appartiene sicuramente a una visione totalitaria, che può derivare appunto, come diceva prima anche Andrea Morrone, da una incapacità o in mancanza di volontà di accettare le altre visioni. E invece la constatazione è estremamente semplice. Tutto ciò ci induce anche a entrare nell'altra dimensione che volevo curare in questo aspetto, in questo intervento molto limitato, che è quello relativo al senso dell'insegnamento della storia oggi, alle motivazioni che ci possono spingere a insegnare storia. Sicuramente non sono quelle che hanno caratterizzato molti decenni e fino a pochi decenni fa, cioè una erudizione, una preparazione culturale di base che doveva essere appunto una base per collocarsi ordinatamente nei propri ruoli nella propria società. Sappiamo molto bene, ad esempio, che la storia e l'insegnamento della storia nella storia del nostro paese dall'unità in poi è stata prevalentemente indirizzata a formare, a forgiare gli italiani che dovevano evidentemente avere caratteristiche anche di pensiero molto particolari. Oggi la storia non può essere questa, oggi l'insegnamento della storia non deve perseguire questo, ma semmai, con tutti i limiti che purtroppo sappiamo, gli ostacoli dovuti anche ai limiti di orario, semmai appunto essere un serbatoio di conoscenze che non ti dà delle certezze, ma che arricchisce le tue possibilità di scelta, cioè conoscenza come libertà. Libertà appunto di fare opzioni anche di fronte al dubbio, ma che appunto derivano da percezioni, consapevolezza, senso di responsabilità. Tutto questo, fra l'altro, ci induce a dire che la storia ha nel patrimonio, e lo vedremo molto bene, uno strumento metodo, direi addirittura un'opportunità metodologica fondamentale, che deriva proprio da quella frase che ho detto in partenza, cioè questa saldatura che è forzatamente il patrimonio tra storia e presente. Siccome tutti siamo eredi del patrimonio, evidentemente attraverso il patrimonio noi possiamo percepire cosa? Beh, una cosa molto importante che diceva questo signore e che dicevano altri come lui nella sua scuola, ad esempio Fernand Braudel. Sappiamo che i rapporti tra Le Goff e Braudel non sono stati sempre felicissimi, però
c'erano alcuni aspetti e convinzioni che condividevano fortemente. Una di queste era quella formula che oggi viene usata in maniera anche un po' abusata, cioè la storia siamo noi. Brodel, in una famosa intervista che amo citare, a un giovane filosofo rampante che poi è diventato molto famoso, cioè Renato Parascandolo, è una intervista di carattere culturale di uno di quei programmi un po' noiosi che ogni tanto vengono proiettati.